I genitori dei bambini che frequentano il nido di Via Umbria, gestito dalla cooperativa Pima, sono contrari allo spostamento della sede all'interno del parco stazione e soprattutto sono contrari a cambiare l'iter educativo e didattico affidando i propri figli ad altre persone. Pertanto è stata avviata una raccolta di firme per chiedere la sopravvivenza del nido, la favola di Pinocchio, nella sede attuale e con l'attuale gestione affidata alla Pima. Come è noto, l'amministrazione comunale ha sollevato la necessità di chiudere la struttura dove attualmente si erogano i servizi del micronido, perché destinata all'abbattimento. La sede alternativa sarebbe stata individuata al parco stazione, in alcuni locali sottoposti a riqualificazione e adeguamento. Il comune ha inoltre anticipato di voler pubblicare un bando di gara proprio per affidare il servizio del micronido. Mi sembra assurdo che a settembre si faccia un bando, un concorso praticamente per l'assegnazione del nido, quando questa situazione doveva essere già praticamente delineata, quantomeno nei tempi in estate. Poi credo che ci sia posto per tutti. Perché non dividono praticamente il lavoro? C'è chi già si occupa del nido, continuasse in un posto così piccolo credo che fare delle gare di appalto sia un pochino controproducente anche per una città piccola come Isernia. Non fanno figli perché non hanno Il lavoro male del stabile. sud è Appunto, che perché guarda, non sanno l'assumere dove mettere i personale a bambini. livello pubblico.